Ben ritrovati su RDR Radio 1, piattaforma Spreaker Podcast Player, che comprende anche Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria. Ben collegati anche per chi ci segue attraverso la piattaforma di online radiobox.com, che comprende Antenna Romana 1. Ben trovati a coloro i quali ci seguono attraverso il circuito web radio associate, l'acronimo inglese WRA, che comprende Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, JoSavn. E ben ritrovati a coloro i quali ci seguono attraverso i canali alternativi. Un ringraziamento alla presenza del circuito di supervisione di radiovacanze.com, che ci presta la redazione giornalistica e sportiva. Ben ritrovati attraverso la pagina Facebook di Fra Calcio e Realtà di Original e il gruppo ad essa collegato, amici cui piace Fra Calcio e Realtà di Original, a chi ci segue attraverso Twitter e attraverso YouTube con i due canali di RDR Radio 1, lo storico bis Riccardino 23, il canale Spreaker. Buonasera a tutti dunque da parte di Antonio Milano, M91 Serie B con Antonio Milano, pianeta Serie B, 26esimo turno il punto, riprende il suo ciclo di trasmissioni dopo un'interruzione di qualche settimana dovuta a motivazioni di carattere tecnico e personale, e anche ad un improvviso lutto familiare del sottoscritto. Ci ritroviamo dunque a parlare di Serie B, ma attraverso questa puntata vi daremo anche i risultati delle partite del blocco di ieri delle 17:30 del 29esimo turno di Serie C, girone C. E allora, entriamo nel vivo della Serie B, poi parleremo anche di Serie C, girone C. La prima partita di questo calendario è Frosinone-Parma, che rappresenta il primo dei due anticipi di venerdì delle 20:30, terminato con la vittoria del Parma, che espugna il Benito Stirpe di Frosinone sotto l'arbitraggio di Lorenzo Maggioni, coadiuvato dagli assistenti Daniele Marchi e Thomas Minuti, quarto uomo Stefano Nicolini. Espugna, appunto, dicevo, il Benito Stirpe con il risultato di 4-3. Il vantaggio dei parmensi è il sesto con Vasquez su assist di Ansaldi, che poi raddoppia con Ansaldi su assist di Mann al 21esimo. Al 25esimo riapre la partita a caso su assist di Calai, ma dura poco perché al 35esimo la terza rete arriva per il Parma ad opera di Zanimacchia su assist di Mann. Al 71esimo rientra in partita il Frosinone con Moro su assist di Mazzitelli, ma il Frosinone aveva accorciato già prima le distanze al 48esimo con Samuele Mulattieri, ex del Crotone. Al 73esimo però chiude la partita Vasquez per il Parma su assist di Bernabe Garcia.
all'Arena Garibaldi di Pisa sotto l'arbitraggio di Alberto Santoro. Vince il Pisa per 2-1, gli assistenti dell'arbitro Alessio Saccenti e Alex Cavallina, quarto uomo Ettore Longo. Va in vantaggio al 39esimo il Perugia, ospite del Pisa, con Casasola su calcio di rigore. E poi nel secondo tempo saranno Morutan su assist di Gliozzi a pareggiare le sorti e Marin su assist di Touré al 58esimo a vincere e a permettere al Pisa di vincere la partita. Pisa 2, Perugia 1. Allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sotto l'arbitraggio di Antonio Giua, coadiuvato dagli assistenti Gaetano Massara e Federico Fontani, quarto uomo Michele Del Rio, la spunta il Bari, ospite del Brescia, per 2-0. Al 21esimo apre le marcature Benedetti su assist di Antenucci. Al terzo minuto di recupero, dopo i tempi regolamentari, dopo il 90esimo sarà Schleider su assist di Molina a chiudere definitivamente la partita. Allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, pareggia reti bianche tra Venezia e Cagliari sotto l'arbitraggio di Luca Zufferli, coadiuvato da Stefano Alassio e Gianluca Secchi, quarto uomo Abdoulaye Diop. Allo stadio di Terni, libero Liberati sotto l'arbitraggio di Matteo Marcenaro, coadiuvato da Fabrizio Lombardo e Cristian Rossi, quarto uomo Luigi Catanoso. Il Cittadella Padova, ospite degli Umbri della Ternana, la spunta espugnando lo stadio per libero Liberati per 2-1. Il vantaggio al 32esimo per la Ternana arriva con Diachite su assist di Donnarumma e poi Giovanni Crociata al 67esimo per il Cittadella pareggia le sorti e tre minuti dopo il 90esimo in pieno recupero lo stesso Giovanni Crociata raddoppia e chiude la partita. Ternana 1, Cittadella 2. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, tra Como e Cosenza termina 5-1, con l'arbitraggio di Matteo Gualtieri, coadiuvato da Claudio Barone e Alessio Tolfo, quarto uomo Erminio Cerbasi. Va in vantaggio al 12esimo Gabrielloni per il Como su assist di Fabregas. Al 26esimo pareggia Manuel Marras, ex Crotone, su assist di Venturi. Poi al terzo dei tre minuti di recupero nel primo tempo è Patrick Cutrone su calcio di rigore a riportare in vantaggio il Como. Il Como che realizza la terza rete poi al primo minuto del secondo tempo grazie ad un'autorete di Dorazio, poi al 71esimo è Ioannou su assist di Mancuso a portare a quota 4 le reti per il Como e al 76esimo chiude Gabrielloni su assist di Mancuso le reti per il conto del Como con la realizzazione della quinta rete.
allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria sotto l'arbitraggio di Gianluca Sacchi, coadiuvato da Marco D'Ascanio e Giuseppe Maccadino, quarto uomo Dario Madonia. Termina 2-1 per la Regina, che ha ospitato di Modena. Le reti al 26esimo Pierozzi su azione personale, pareggia momentaneamente per il Modena su assist di Diego Falcinelli, ex del Crotone, Tremolada, e al 59esimo la chiude Strelec per la Regina. Allo stadio Druso di Bolzano, sotto l'arbitraggio di Francesco Furnò, coadiuvato da Alberto Tegoni e Paolo Laudato, quarto uomo Gianluca Renzi, termina 1-1 tra Sudtirol e Palermo. Le reti al quinto e Cisse su assist di Odogwu per il Sudtirol, al 48esimo la pareggia Soleri su assist di Nedelcearu, che è Jonut Nedelcearu, ex del Crotone, per il Palermo. Al Luigi Ferraris di Marassi Genova, Ivano Pezzuto è il direttore di gara, coadiuvato dagli assistenti Stefano De Giovane e Mattia Politi, quarto uomo Simone Galipo. Ci pensa a regolare la spalla il Genoa con 3-0. Le reti al 77esimo apre le marcature Dragusin su assist di Iagello. Al terzo dei 7 minuti di recupero concessi a Marassi, Albert Gudmundsson raddoppia, e al settimo dei minuti di recupero è Salcedo su assist di Lipani a chiudere i conti per il Genoa contro la spalla per il definitivo 3-0. Infine al Cino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno, Francesco Cosso diretto la gara, coadiuvato da Fabiano Preti e Sergio Ranghetti, quarto uomo Giorgio Vergaro, una gara che tra Ascoli e Benevento è terminata a reti bianche per il risultato di 0-0. Per effetto di questi risultati la classifica vede al comando sempre da solo il Frosinone a quota 55 punti, seguono a 9 punti il Genoa a quota 46, poi a 43 il Bari e a 42 la Regina, il Sudtirol ne ha 41, Pisa 38 e Parma 37 insieme al Cagliari. Palermo 36, Modena 35, Ternana 34, Ascoli e Cittadella Padova 33, Como 31, Perugia 29, Venezia e Benevento, Venezia a quota 29 agganciato al Perugia e il Benevento a quota 27, chiudono Spalla e Brescia quota 25, il Cosenza sempre ultimo in classifica a 23 punti. In base a questa classifica momentaneamente Spalla, Brescia e Cosenza giocano ancora per la lotta per la salvezza, Venezia e Benevento in coda alla classifica dovrebbero disputare i playoff della retrocessione, Frosinone e Genoa sarebbero candidate alla vittoria del campionato, mentre tra Bari, Regina, Sudtirol, Pisa, Parma e Cagliari si giocheranno i playoff per la promozione in Serie A.
Come vi avevamo accennato, ieri ci siamo fermati al gruppo delle partite delle 14:30 del 29esimo turno di Serie C, Girone C, che ha visto Latina cadere contro il Messina sul proprio campo per 2-0. Poi Juve Stabia ha visto vincere Catanzaro per 4-1 a Castellammare, poi Gelbison e Giuliano hanno pareggiato 1-1, Viterbese e Picerno 1-1, Crotone Turris 0-0. Altra vittoria in trasferta è quella del Virtus Francavilla sul Partenio Lombardi di Avellino contro lo stesso Avellino per 1-0. Poi il Foggia è andato a vincere il derby pugliese in casa dell'Andria per 1-0. Il Monopoli ha battuto il Monterosi Tuscia per 3-2. Ed è la prima partita insieme a quella di Fidelis Andria Foggia del blocco delle 17:30. Sul campo dell'Audace Cerignola il risultato è di 1-0 contro il Pescara e anche a Potenza è finita con la vittoria del Potenza dei padroni di casa contro il Taranto per 1-0. La classifica finale dopo il 29esimo turno di Serie C, Girone C, vede sempre il Catanzaro al comando a 76 punti, il Crotone segue a quota 12 punti dietro per 64 punti, il Pescara 48, Foggia 46, Audace Cerignola 45, Picerno 43, prossimo avversario della Crotone per il 30° turno, Monopoli 42, Virtus Francavilla 38, Juve Stabia 37, Avellino 36. A quota 36 ci sono anche Giuliano, Latina e Potenza. Il Taranto è a 35 punti, Gelbison 34. Per gli spareggi della retrocessione, lo spareggio verrebbe tra Monterosi Tuscia che ha 30 punti, ACR Messina 29, Turris 27 e Viterbese 25. Chiude la Fidelis Andria a quota 20 punti, quasi matematicamente retrocessa. Tornando alla Serie B, il prossimo turno della 27esima giornata si gioca a partire da martedì 28 febbraio con il seguente calendario. L'anticipo è Parma-Pisa, poi mercoledì e poi sempre martedì sono tutte partite delle 20:30. Sarà la volta di Cosenza Regina, Palermo Ternana, mentre mercoledì si gioca sempre alle 20:30 Modenascoli, Cittadella Brescia, Perugia Como, Spalla Frosinone, Cagliari Genoa, Benevento su Tirol e Bari Venezia. Vi ringraziamo per l'ascolto, anzi rimane giustamente il tempo per darvi il calendario della 30esima giornata di Serie C, Girone C, in programma sabato 4 di marzo alle 14:30 Picerno Crotone, Pescara Juve Stabia, Monterosi Tuscia Latina, ACR Messina Monopoli, Giuliano Taranto, Foggia Viterbese. Alle 17:30 sempre di sabato 4 marzo è la volta di Catanzaro Avellino e Fidelis Andria Gelbison.
alle 20:30 si gioca il primo dei posticipi tra Turris e Audace Cerignola. Chiude la giornata il trentesimo turno nella giornata di domenica 5 marzo alle 14:30 il match tra Virtus Francavilla e Potenza. Grazie per l'ascolto, buona serata a tutti, buon proseguimento con i programmi di RDA Radio 1, il saluto a radiovacanze.com, i saluti proseguono anche attraverso le piattaforme di online radiobox.com, antenna Romana 1, e poi sulla piattaforma Spreaker Podcast Player attraverso Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, JoSavn, e ancora attraverso il circuito di web radio associate e di Spreaker. Non dimentichiamo anche altri nomi di associate illustri. Degno anche il rapporto di collaborazione con Regno dei Borboni 7, Spreaker Podcast Player da Reggio Calabria, e poi ancora i canali alternativi, la pagina Facebook di Fracalcio Realtà di Original, al seguito del gruppo adesso collegato Amici cui piace Fracalcio Realtà di Original, Twitter e i due canali YouTube di RDA Radio 1, lo storico bis Riccardino 23 e il canale Spreaker. Grazie dell'ascolto, buonanotte a tutti da parte di Antonio Milano per gli appuntamenti di M91 Crotone a sabato 4 marzo e per gli appuntamenti con M91 Serie B per domenica prossima 5 marzo alle ore 21. Buonanotte a tutti.